Palla interna che vola fuori senza il tocco a Moore. Gazinski di nuovo. Di nuovo Gazinski. L'attacco da parte di Leal non passa, c'è la difesa molto buona, poi Regolzo tira forte, trova il 5 pari, la reazione immediata di una squadra come diceva Piazza. Tanti centimetri, grandi saltatori, Brizara a servizio, infatti prova a forzare, quasi ace, ma Catania e Porro qui la tengono in vita, poi deve alzare Simon questa palla per Roma, no! Murato in campo sul missile di Brizar. Su un missile di Brizar, tra l'altro, che con la palla di Maretta per dei comportamenti non pulitissimi. Qui intanto Milano sbaglia con Kaczynski e Piacenza si porta a casa. Parallela, come gli ha chiesto Piazza, invece lui ha attaccato verso poi zona 6, quindi lui doveva attaccare sulla mano esterna del giocatore. Ragione all'amico Stefano Cesare, la palla era per mio viso era passata dentro l'asta. E qui adesso Brizar si sta un attimo, credo, innervosendo, perché anche qui ha fatto un errore non da lui. Eccolo qui, numero 17, anche opposto della nostra nazionale. Qui infatti ricezione complicata, poi Milano prova ad aggiustarla con Reggers. Vediamo dove va Brizar, palla complicata, si sceglie Romanò, passa Yuri Romanò. Un pallone che forse sarebbe... Il tocco del muro, a mio avviso, non c'era. Qui arriva il punto del 20 pari. Qui palla che passa alta sulle mani del muro. E passa sopra il muro. Sul servizio di Agostino Serra. Riceve Lucarelli, Brizar a cercare proprio Lucarelli. Che diagonale del numero 8, 24 pari. È giovane, quindi ancora a tempo di imparare. Però con muro praticamente a uno, perché adesso palla set per Piacenza con Brizar che cerca una palla su Mergareco che riceve in palleggio, chiamato anche in attacco Mergareco, dritto per dritto, murato da Simon che questa volta non perdona. 25-27 Piacenza, 19 pari, Porro al servizio, la tiene su Lucarelli, cercato anche in attacco Lucarelli, fermato però dal muro che è in campo, il muro di Agustin Loser. Grave errore, adesso Simona al servizio per il pari, per annullare l'ultima palla set di Milano. Il servizio non è molto potente, allora Porro può scegliere, sceglie Ishikawa che questa volta si fa perdonare. Avrei scommesso un altro euro. In battuta sul 24-22, sbaglia però il servizio, il punto è di Milano. Out, la palla è out. Ma credo che sia stato chiamato... Spinge in battuta, Ishikawa la tiene su, Porro sceglie proprio Ishikawa, murato in campo da Simon, 24-24, la sua rincorsa dai 9 metri, Ishikawa servizio forte, ace di Yuki Ishikawa, incredibile set Giorgio, anche questo ai vantaggi, 12-5, Vitelli è di nuovo a servizio, spinge, Recine la tiene su, Brizar per Recine, l'ultimo ad arrendersi, la difende però Reggers, arriva Mergareco con la pipe, nessuno va a muro, Piacenza è già sotto la doccia, 13-5, 14-6. Tirerà tutto braccio sicuro. Gironi picchia forte, Catania lo contiene, poi Porro, sceglie Reggers, mani fuori di Reggers e arriva anche l'ufficialità, si va a gara 5, Allianz Milano batte 3-2, Gas Ace, Blue Energy Piacenza in gara 4 dei playoff, pareggia la serie e quindi questa sfida si deciderà al Palabanca.